28 febbraio 2019, master ad onore, ma Roberto Vecchioni in arti del racconto. Perché questa onorificenza, Antonio Scurati, co-direttore del master? Perché Vecchioni, pur non insegnando noi al master parole per musica, ma privilegiando tre delle possibili branche dell'arte del racconto, vale a dire la letteratura, il cinema e la televisione, incarna la filosofia che sta all'origine del nostro progetto didattico, cioè l'idea che i fondamenti culturali siano una formidabile risorsa per il gesto creativo. Infatti, tra le altre motivazioni, da parte mia c'è la volontà di dare un riconoscimento a un intellettuale che per tutta la vita è stato anche insegnante, per 25 anni docente di latino e greco al Liceo Beccaria di Milano, anche nei momenti di maggior successo artistico non ha mai abbandonato l'insegnamento, e le sue canzoni hanno sempre una base, anche quelle dell'ultimo album, che dialoga in modo molto stretto con la letteratura. Ci sono dei brani che dialogano con Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino e con L'infinito di Leopardi, ma poi tutta la sua tradizione ha una dimensione, un respiro narrativo. Io trovo che Samarcanda o Lucia e San Siro, soltanto per citare un paio di brani, siano canzoni che hanno una dimensione narrativa e un immaginario narrativo molto forte, ai livelli più alti, insomma, che la canzone italiana abbia mai espresso. È una convinzione profonda che la canzone d'autore sia una delle forme più potenti di arte popolare, cioè qualcosa che rimanga arte ma che parli al più largo numero di persone possibile.